Questa parola di Gesù che parla del suo ritorno nella gloria, quindi senza dover più passare attraverso la sofferenza e la morte, ma il momento della raccolta dei frutti di quello che ha seminato, si rivolge a tutti i popoli, tutte le genti, e non c'è uomo che rimanga fuori, quello che noi chiamiamo il giudizio universale, cioè di tutti. È interessante come Gesù, parlando di sé, dice: il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e si siederà sul trono della sua gloria. E alla fine dice, rispondendo il re dirà loro, si chiama re, no? Quindi c'è come una rivelazione progressiva della sua regalità. Il re, noi lo teniamo subito come colui che sta a capo di tutto e comanda, non c'è dubbio su questo. Ma re, rex, regis, in latino è colui che regge, cioè il re non è solo quello che comanda, è colui che regge le cose, dà ordine, no? Sostegno, regola e sicurezza. Cioè è un mondo organizzato, tenuto in piedi nel suo essere, nel suo esistere, nel suo farsi, nell'essere ordinato dal re stesso. È il sostegno, l'organizzatore, fa in modo che le cose abbiano un ordine, no? Il re dirà loro queste cose e fa dunque una separazione, l'ordine e il disordine, coloro che sono giusti e coloro che non lo sono. E i giusti chi sono? Gente che non lo conosce. La maggior parte di costoro si rivolge a lui e dice: ma noi non ti abbiamo mai visto. Come può dunque un re governare senza che i sudditi sappiano che esista questo re? O come possono costoro obbedire alle leggi del re se non sanno nemmeno che esista? E questa regola, questa legge in realtà sono in grado di conoscerla senza sapere e di seguirla, senza sapere da chi proviene, che è la legge dell'amore, della compassione, no? Che è una legge che loro conoscono, ogni gente conosce, perché è scritta nel cuore dal Creatore stesso, dal Padre. Noi potremmo chiederci, su questa miriade di nazioni, di genti, popoli che adesso non esistono più, ancora non esistono, vengono salvati da Cristo, in che modo vengono salvati? Basta essere buoni, fare queste cose giuste, no? E il Padre li riconosce, li fa entrare in cielo, comunque lo abbiano chiamato con questo o con quell'altro nome. Invece si trovano di fronte non al Padre, si trovano di fronte al Figlio che si è fatto uomo, il Figlio dell'uomo, che però è stato fatto re dal Padre e gli è stato dato ogni potere sulla terra, in cielo e sottoterra. L'universo è nella sua mano. Per quale motivo? Perché lui, con la sua morte offerta al Padre, ha liberato dalla schiavitù del peccato tutte le persone, anche se queste non lo sanno. E dunque con la sua resurrezione ha aperto la porta d'ingresso all'eternità, che prima era chiusa. Quindi noi possiamo immaginare quello che un tempo chiamavamo il limbo, no? Quell'attesa dei giusti che però avevano ancora la porta chiusa. E il Cristo invece, nella sua azione di salvezza, apre la porta per tutti quelli che sono venuti prima di lui e non lo hanno conosciuto in vita, e anche per tutti quelli che vengono dopo di lui e non lo hanno mai incontrato in vita. Noi lo conosciamo nella fede per mezzo di quello che si è trasmessa dalla Santa Chiesa, e abbiamo anche il nutrimento del suo corpo, no? Reale, del suo sangue nell'Eucaristia, ma la maggior parte della gente, dei popoli, non lo conosce. Eppure tutti costoro sono salvati da Cristo, perché tutta l'umanità è redenta, ma devono passare attraverso il Cristo, che è la porta. Lui dice: io sono la porta, e bisogna passare di qui per entrare nella vita eterna. E sono colui al quale il Padre ha dato il potere di dire: tu entri e tu no. Tu entri perché hai seguito la legge dell'amore che il Padre ha dato in te, e io che ho seguito la legge dell'amore del Padre ho avuto il compito di aprire la porta a te, che pur avendo fatto questo bene nella tua vita avresti trovato comunque una porta chiusa, perché il peccato dell'umanità intera,
la separano dall'ingresso e dalla vita con il Padre. Dunque Gesù è necessario per tutti, quindi non è un Dio fra gli altri dei, ma è l'unico uomo, il Dio che si è fatto uomo, che con la sua azione ha aperto la porta del paradiso a tutta l'umanità. E poi ci sono queste condizioni. Dunque c'è nella vita terrena, questa è una cosa misteriosa che a me fa sempre tanto pensare, nel cuore di ogni uomo il senso del bene e del male e la possibilità di scegliere fra questo e quell'altro, a prescindere da quello che è il credo, l'ideologia, la religione, tutto questo, ognuno sa se sta facendo bene o male al prossimo, se lo lascia morire lì o se gli procura del male o se lo sfrutta, ognuno sa questa cosa qui. E c'è dunque una via di salvezza per diventare santi, ma questa via è praticare la giustizia sulla terra. Grazie a questo e insieme, combinato all'azione dell'uomo che è innocente, non è solamente un giusto, è innocente e paga per tutti, dunque è già santo sulla terra, grazie a quest'uomo che è Gesù ed è diventato uomo, tu entri. Perché hai come sulla fronte scritto il mio nome, è la legge dell'amore per il prossimo. Non conosci il vero Dio, adesso lo stai incontrando. Io sono il Dio che si è fatto uomo e ti ha salvato, e poiché tu hai risposto nel tuo cuore al bene, questo tuo camminare nella giustizia sulla terra adesso viene trasformato, grazie al mio potere, dice il Cristo, in santità, cioè di vita divina, diventi figlio di Dio, diventi come Dio. Capite la differenza? Con te mi sono comportato bene nella vita sulla terra, sono un giusto, con i miei difetti, eccetera, ma non sono ancora Dio. Mentre invece questo viene fatto fruttare da Gesù che mi fa diventare come Dio. Coloro che saranno trovati degni della resurrezione, no? Saranno chiamati dunque figli di Dio. È uno stadio superiore. Quindi noi possiamo immaginare tanta gente che non conosce il Cristo, muore, si trova davanti a Lui, verrà purificato se ha fatto dei peccati, queste cose, ma se non lo respinge, se non... e dice io nella vita ho fatto quello che potevo, quello che credevo bene, è il Signore stesso che gli dirà vieni, non avrà bisogno di difendersi, vieni. Perché tu hai fatto questo. Ma quando mai? Non mi ricordo neanche, lo hai fatto. Io ero lì, in quel povero, in quell'isola, io ero lì. E questa è la nostra fede. E noi che abbiamo più consapevolezza, otteniamo frutti spirituali perché il mondo intero, pur non conoscendo Dio, lo serva nell'amore verso i fratelli. Cioè, le grazie che noi procuriamo con la nostra vita consapevole in Cristo vanno a fruttificare in quei cuori che non conoscono ancora Cristo, ma possono agire seguendo il bene che è scritto nei loro cuori, cioè camminare da giusti sulla terra per diventare poi, con l'ingresso in paradiso, santi. Sia lodato Gesù Cristo.